Lilith, Mara X, riscaldamento da freddo, adesso il gruppo è freddo, gelato, accendiamo la macchina e possiamo iniziare a vedere il warm up. Allora, qui abbiamo una stringa che ci dà qui il codice software, qui ci dà la temperatura all'interno del boiler vapore, qui ci dà il riferimento, la temperatura massima alla quale, il range alla quale può lavorare il boiler vapore. Questa è la temperatura nello scambiatore caffè, quindi quello che rileva la sonda temperatura caffè. Questo è il timer, ci sono dei timer che lavorano ogni tanto nella macchina. L'uno è la resistenza. Quindi la resistenza adesso è accesa. Agganciamo il nostro portafiltro. Ah, e questo è il tempo, sì. Possiamo metterlo. Quindi la macchina è accesa dalle 10:01.
Ok, quindi abbiamo raggiunto il 138 gradi, quindi la resistenza adesso lavora a intermittenza. Questo per mantenere e non andare oltre il valore 138. Come vediamo adesso la temperatura dello scambiatore caffè inizia a crescere rapidamente. Riusciamo a ingrandirlo. Ok, un po' più chiaro. Quindi adesso il termometrino sul gruppo in questo caso mostra 79,6 gradi, faccio fatica a tenere sul dito e l'acqua nello scambiatore è circa 90 gradi, quindi circa 10 gradi in meno.
Quindi adesso la macchina ha raggiunto il setup di riferimento, quindi nello scambiatore caffè. Adesso la resistenza è off. E la pressione inizierà a calare. Il riferimento è cambiato, quindi adesso al massimo non può più andare a 136, ma va a 128. La temperatura sullo scotch è di 80, scusate, sul termometro sul gruppo, sono 86 gradi. Questi sono abbastanza approssimativi, per una misurazione più accurata bisogna usare un termofiltro. Come si vede, la temperatura caffè continua a crescere proprio perché il gruppo non è ancora in temperatura, quindi il sistema continua a dare tante calorie al boiler caffè. C'è una sorta di overheat che cerca di contrastare la temperatura più bassa del gruppo. Quindi il gruppo, come se vediamo, sta raggiungendo i 90 gradi. Dopo 20 minuti, quindi nella versione a 230 volte, in 20 minuti è già pronta, in meno di 20 minuti è pronta per erogare. Quindi una volta che la macchina è dal pronto è meglio aspettare 3 o 4 minuti per far sì che l'acqua si stabilizzi. In questo periodo la resistenza sarà off, ma la macchina, il gruppo necessita di qualche minuto in più, ma comunque è pronta in meno di 20 minuti a 230 volte. 120 volte è pronta in meno di 24. Come vediamo, il range è cambiato e siccome la macchina non è stata utilizzata per un periodo tra virgolette lungo, la macchina abbassa il valore massimo alla quale lavora il boiler vapore. In questo caso il range è 112-118 o 110-118 in base alla tipologia di macchina e alla revisione. Alla specifica.
Quindi questo è il setup 2, quello più caldo. Quindi è il 2, setup number 2. Per questo il gruppo è a 94 gradi, quindi la macchina è nel setup più caldo. E come si vede, la resistenza adesso ferma la pressione a questa pressione vicino a un bar. Se noi settiamo un valore, per esempio, più basso, uno zero,
Quindi, quando andiamo a fare un'erogazione di caffè, come vediamo, con questo setup la resistenza si accende. Io consiglio sempre di fare un purge, specialmente nell'AV2. Agganciamo e via. Come vediamo, il range è cambiato perché si sta quindi durante l'erogazione notiamo qua un 136, quindi è la pressione limite massima. Passiamo la nostra leva erogazione. Come vediamo, la pressione massima alla quale sta andando il boiler vapore è 126. Cioè il range è 126-128 in sostanza. Cosa succede? Che questo fa sì che la pressione salga per permettervi di avere pressione durante il montaggio del latte. Quindi, se voi non utilizzate per molto la macchina, come abbiamo visto, la pressione scenderà. Nel momento in cui voi iniziate a usarla, consiglio di fare qualche secondo di far passare l'acqua dal gruppo alcuni secondi, dopodiché si va a erogare. Questo cosa fa? Questo fa alzare la pressione attorno a un bar 4, un bar 5, questo per avere la pressione al termine dell'erogazione per montare il latte. Finito di fare il caffè, il latte, eccetera, si può lasciare la macchina così, quindi senza toccarla, da sola automaticamente la macchina lascerà scendere la pressione. Questo per stabilizzare nuovamente il gruppo. Come vediamo, il bar e mezzo viene mantenuto di software per circa 2 minuti, scusate, 120 secondi. Trascorsi questi 120 secondi, la pressione inizierà a calare molto lentamente.